Per la seconda volta in questa stagione il Porto Sant'Epidio segna tre reti agli avversari. Dopo il 3-1 all'Agnonese, gli azzurri di Ottavio Paladini si sono imposti per 3-2 contro il forte Castelnuovo di Guido Di Fabio, oggi in tribuna per via della squalifica rimediata dopo la partita col Vasto Girardi. Assenze importanti dall'una e dall'altra parte, primo vero caldo estivo che si è fatto sentire per i neroverdi abruzzesi. Alla quarta partita in una settimana serve un filotto di vittorie per assaltare la zona playoff, ma sbattono contro i baby marchigiani che passano già al dodicesimo con Spagna, complice un errore del portiere ospite che in uscita non riesce ad intercettare il pallone. Il Castelnuovo, seppur privo di Terrenzio e Fagioli e con alcuni elementi non al meglio, è squadra solida, ma l'approccio al primo tempo è sbagliato, piuttosto contratto, anche se le sue occasioni le crea, ed è clamoroso il gol annullato a Cellucci che anticipa Cavalieri in modo pulito, ma l'arbitro annulla per un presunto fallo sul portiere. Manari, ex di turno, gioca una grande partita. Il gol prova a cercarlo in più di un'occasione, ma poco dopo la mezz'ora arriva il 2-0 locale. Apertura dalla sinistra per Spagna, che trafigge Olivieri con un gran diagonale. L'attaccante corre a festeggiare il gol sotto la tribuna assieme alla famiglia. Una punizione severa per il Castelnuovo, che nella ripresa si presenterà con Lorenzo Emili al posto di Bregasi per aumentare il peso specifico offensivo. Abruzzesi che accorciano all'ottavo grazie ad un calcio di rigore trasformato da Loviso per un fallo in area ai danni di Manari. Aumentano i giri del motore neroverde, Gentile manca di un niente il 2-2 e Cavalieri è strepitoso con il colpo di reni quando disinnesca la girata di Emili al 17°. Il pari arriva al 25°, percussione di Sanseverino sulla destra, traversone al centro su cui si catapulta Cellucci, ininfluente la deviazione di Ravanelli. Neppure il tempo di festeggiare che il Castelnuovo è costretto nuovamente ad inseguire. Azione veloce dei locali, traversa di Raffaeli, il pallone resta ancora in zona d'attacco per i marchigiani, con Palladini che va al traversone basso su cui Ndoye prova a liberare, ma la palla scivola alle spalle di Olivieri. Finale di gara che riserverà ancora qualche emozione. Il 3-3 di D'Egidio viene annullato per la posizione di offside di ben due giocatori ospiti. Ancora Cavalieri, protagonista con un intervento da gran portiere. E nell'ultimo dei 5 minuti di recupero, cartellino rosso a Giuli per un brutto fallo da Tergo. Per i locali, 3 punti che consentono di lasciare il fanalino di coda all'Agnonese. Il Castelnuovo con questa sconfitta abbandona invece il sogno playoff. Mister Palladini, che significato ha questa vittoria? Ah, è vittoria importante per i ragazzi, perché da quando sono arrivati si sono sempre impegnati, hanno sempre lottato e abbiamo detto di onorare il campionato fino alla fine, dopo che è arrivata la mazzata della retrocessione diretta. Quindi complimenti a loro, perché anche oggi non era semplice contro una grossa squadra, una squadra che per il Covid purtroppo sta giocando in una settimana quattro partite. Quindi, e paradossalmente nel secondo tempo ci hanno messo in grossa difficoltà, perché forse ci siamo impauriti, non lo so, però stanno molto bene fisicamente, nonostante, ripeto, giochino 4 partite in una settimana. Ma questo va dato merito a Guido Di Fabio, che ha plasmato una squadra già dall'anno scorso, per quello che sta facendo alla grande. Intanto, per la seconda volta in questo campionato, 3 gol ad un avversario, era già accaduto all'Agnonese. Oggi però al Castelnuovo, come hai detto tu poco fa, una signora squadra. Sì, sì, la signora squadra si è visto anche oggi, nonostante tutte le assenze che ha durante questa pandemia, questa cosa che gli è capitata in questo ultimo mese. Chi è entrato ha fatto veramente bene, noi abbiamo stretto i denti, forse, ripeto, l'inesperienza ci porta, quando subiamo un gol, ad avere un po' di paura, però siamo stati bravi sul 2-2 a fare quell'azione e crederci fino alla fine, l'abbiamo riacciuffata, abbiamo vinto una partita difficile, quindi merito loro e complimenti a questi ragazzi. Mister, l'avevate riacciuffata questa partita sul 2-2, un minuto dopo però il Porto Sant'Epidio colpisce una traversa e realizza il gol del 3-2, complice la deviazione di Ndoye. Primo tempo però siete apparsi un po' contratti. Sì, il primo tempo siamo partiti un po' lentamente, anche il fatto che venivamo da 3 partite, questa era la 4ª settimanale, quindi i ragazzi, diciamo, erano un po' stanchi, anche il recupero del viaggio di Vasto Girardi, il sabato mattina a riallenarsi, non è facile.
mettere su una squadra, tenere gente infortunata fuori, gente che deve recuperare, però abbiamo dimostrato ancora una volta che questa squadra è viva, che questa squadra ha acquistato una mentalità di non mollare mai, e alla fine avevamo racciuffato questa partita che meritavamo almeno il pareggio, se non la vittoria, però purtroppo le cose ultimamente non vanno dalla nostra parte. Vediamo il gol di Cellucci, che mi dicevano che era regolare, però non facciamo polemica su questo, andiamo avanti. Abbiamo un gruppo meraviglioso, un gruppo che lotta e un gruppo che vuole vendere cara la pelle e finire questo campionato nel miglior modo possibile.